Sono Andri Pridacciuk, frequento l'Istituto Massimo Alberini di Treviso. La videoricetta sul salame al cioccolato che vi presenterò rientra nel progetto FSE della Regione Veneto del 2011, intitolato Lo chef del territorio tra tradizione e innovazione. Ingredienti: dosi per un salame, 150 g di biscotti secchi, 125 g di zucchero semolato, 60 g di burro, 60 g di cacao amaro, 3 tuorli, 30 g di rum scuro. Per la decorazione, panna montata, 2 foglie di menta, 2 spicchi di kiwi, 2 lingue di gatto, zucchero a velo e caramello. Per le lingue di gatto, 100 g di farina zero, 100 g di burro, 100 g di zucchero a velo, una bustina di vanillina, 3 albumi. In una ciotola montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere il burro ben ammorbidito, aggiungere il cacao setacciato. In un'altra ciotola sbriciolare i biscotti secchi con un cucchiaio di rum precedentemente fatto flambare. Amalgamare bene tutti gli ingredienti e mettere l'impasto su della carta da forno e dare la forma di un salame. Avvolgere l'impasto a forma di un salame ben stretto. Lasciare riposare il salame in frigo per un paio di ore. Per le lingue di gatto: ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Una volta che il burro sia ammorbidito, metterlo in una ciotola e lavoratelo con un cucchiaio. Aggiungete lo zucchero a velo finché non ottenete una consistenza morbida. Poi unite poco alla volta la vanillina, la farina setacciata e continuate aggiungendo uno alla volta gli albumi. Amalgamare bene tutti gli ingredienti. Mettere l'impasto così ottenuto in una tasca da pasticcere, munita di beccuccio del diametro di 5-6 mm, e stendetelo sulla placca da forno, formando dei bastoncini lunghi 5-6 cm e larghi circa 1,5 cm. Tagliare a fette prima di servire e impiattare con 2 spicchi di kiwi, panna montata sulla quale mettere 2 pezzi di lingua di gatto e 2 foglie di menta, e appoggiare 3 fette di salame e spolverare con dello zucchero a velo e del caramello.